Buona domenica, gentili telespettatori, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra informazione. Ottobre è da sempre il mese della prevenzione del tumore al seno. Facciamo quindi un bilancio dell'ottobre rosa che si è chiuso al Broletto di Novara. Questo convegno è sicuramente l'occasione per sensibilizzare le persone all'importanza della prevenzione, ma non solo. Il messaggio positivo è che dal tumore si può guarire e la cura deve essere personalizzata, quindi attraverso un'equipe multidisciplinare, multiprofessionale di specialisti, dirigenti medici, ma anche personale infermieristico e personale anche di ricerca, noi cerchiamo di costruire sulla persona la sua cura in modo tale da raggiungere il migliore obiettivo di salute. In questo convegno partecipano infatti professionisti che appartengono alla Breast Unit dell'Ospedale Maggiore della Carità di Novara, che come squadra si occupa proprio di dedicarsi non solo alla prevenzione ma anche alla cura e risoluzione del tumore alla mammella. E la squadra corre sempre più lontano. Sì, la visione e l'orizzonte è lontanissimo e sicuramente molto positivo, visto che gli esiti sono ottimi, che sono stati fatti grandi passi avanti nella cura del tumore alla mammella, che non dimentichiamo interessa la donna ma interessa anche l'uomo. Se concludiamo questo mese di ottobre rosa, in cui si parla di tumori femminili, in particolare del tumore al seno, se affrontiamo questa patologia coi servizi che sul territorio possono essere utili a una donna che riceve una diagnosi di tumore al seno. Questo incontro pubblico è stato organizzato e promosso dal Comune di Novara con il patrocinio e la collaborazione dell'azienda ospedaliera universitaria maggiore della Carità di Novara, dell'Università del Piemonte Orientale, ma soprattutto della LILT, Novara ODV, sezione provinciale. Perché è a conclusione, come ho detto prima, di questo mese, non solo per insistere sulla prevenzione, ma per far capire che ci sono le cure, e le cure sono anche qui a Novara. Infatti il titolo che abbiamo elaborato, Tumore al seno, questa prima parte del titolo fa paura alla donna, ci spaventa, ma poi la cura su misura ci fa capire, ci fa riflettere sull'importanza delle cure, che anche a Novara sono d'eccellenza, su misura, fatte proprio per noi. E quindi io ringrazio tutte le istituzioni che hanno collaborato a questa mia iniziativa. Io sono presidente della 7ª Commissione Consiliare Salute Pubblica e veramente ci tengo tanto a promuovere iniziative alla cittadinanza novarese. L'anno scorso abbiamo fatto un convegno sulla tiroide, la tiroide donna, adesso sul tumore al seno, e poi ho in programma, naturalmente se il sindaco accoglierà questa mia iniziativa, un convegno di urologia e quindi dedicato più al settore maschile. Ed è tornata a Cerano per il secondo anno consecutivo la bella iniziativa Carovana della Prevenzione. Per il secondo anno ritorna la Carovana della Prevenzione, una giornata molto importante. Assolutamente sì, io la premessa è che devo dire grazie a Sarpom, a Come in Italia, perché noi a livello di prevenzione siamo sempre molto, molto attenti e ci teniamo a regalare questa opportunità ai nostri cittadini, alle cittadine. Dobbiamo essere anche molto più attenti alla nostra salute. Questa davvero è una bellissima opportunità, siamo contenti di far parte di questo percorso che si chiama appunto la Carovana della Salute, e Cerano per il secondo anno di fila ospita appunto medici e professionisti legati a questa associazione. È arrivata anche a Cerano la Carovana della Prevenzione per i tumori femminili, quindi per tutta questa giornata ci sono state ecografie e mammografie per le donne e le ragazze che rientrano nell'età. Parlo da donna, bisognerebbe davvero soltanto dire grazie a servizi di questo tipo, perché la prevenzione è essenziale per combattere quello che ahimè poi potrebbe diventare una patologia, quindi il tumore al seno in questo caso. Le richieste sono sempre molto molto alte, quindi un'adesione molto forte è anche sintomo che la prevenzione funziona
e che serve tantissimo, mai insomma come in questo caso. Io ci tengo a sottolineare che oggi in qualità di assessore alla cultura porto comunque i saluti anche del nostro vice sindaco Monica Ina e di tutta l'amministrazione. Oggi non è presente perché insomma un piccolo intervento, niente di particolare, non le ha permesso di essere qui oggi, ma ci tengo a sottolineare il suo grande impegno e dedizione per questo importantissimo tema. È un evento che a noi fa molto piacere perché, beh, innanzitutto è un evento per il territorio, per cui in qualche modo noi siamo ospiti di questo territorio come Sarpome e riusciamo quindi a dare qualcosa indietro, no? Insomma, chi ci ospita. E poi, vabbè, la cosa che a noi piace molto, perché in azienda si parla sempre tantissimo di prevenzione, chiaramente orientato sulla sicurezza. La prevenzione è fondamentale perché con la prevenzione, no, evito poi di avere eventi che evidentemente non vogliamo in un ambiente industriale. Vale ancora di più sulle nostre persone, insomma, con la prevenzione noi riusciamo a evitare problemi che poi sarebbe veramente un problema a risolvere, per cui insomma una bella iniziativa, a noi piace, appunto, sul territorio, e poi parliamo di prevenzione. Ed ora parliamo delle novità sul territorio dell'AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il 29 ottobre c'è stato il convegno di AISM dal titolo Il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale dedicato alle persone con sclerosi multipla. Alle ore 10 ci sono stati i saluti iniziali e l'introduzione da parte del presidente provinciale di AISM Novara, la dottoressa Elena Marafante, che ha spiegato il titolo del convegno, preso dalla Carta dei diritti e dall'Agenda SM 2025. Ci sono stati poi i saluti da parte dell'assessore ai servizi sociali. Alle ore 10.30 ha parlato la dottoressa Paola Naldi e la dottoressa Domizia Vecchio, neurologhe del centro SM dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara, con la terapia personalizzata e l'efficacia e i bisogni delle persone con SM. Alle ore 11 la dottoressa Paola Morlino, fisiatra di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale Maggiore della Carità, ha parlato della presa in carico e la riabilitazione per le persone con sclerosi multipla. Alle ore 11.30 la dottoressa Paola Scardigli, fisiatra di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale Maggiore della Carità, ha parlato della riabilitazione delle disfunzioni urinarie e fecali nella sclerosi multipla. Alle ore 12 la dottoressa Crepaldi Silvia, terapista occupazionale di medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale Maggiore della Carità, ha parlato della terapia occupazionale per la persona con sclerosi multipla. Ci sono state poi delle domande, una pausa, e alle ore 14 abbiamo ripreso con la dottoressa Elisa Franzon e la dottoressa Elena Ramponi, logopediste della medicina fisica e riabilitativa dell'ospedale Maggiore della Carità, con i disturbi della comunicazione e della deglutizione, quindi conoscere per saper fare. Alle ore 14.30 la dottoressa Stefania Di Leva, psicologa della sezione di AISM Novara, ha parlato dello psicologo di sezione, il ruolo e i compiti professionali nel supporto alle persone con SM e ai caregiver. Alle ore 15 la dottoressa Maria Grazia Bresic dell'ASL di Novara e la dottoressa Marina Mainelli del Comune di Novara hanno presentato lo spazio Fragilità, lo spazio di ascolto, orientamento e informazione per le persone con disabilità. Sono seguite poi delle domande e alle ore 16 si è concluso il convegno, nella speranza che sia stato gradito e di poter fare un prossimo convegno al più presto. Grazie a tutti, a coloro che hanno partecipato e ai relatori. Evento sulla sostenibilità organizzato da Federmanager. Sostanzialmente, perché abbiamo organizzato questo evento? Una considerazione base: nel mese di luglio, dati Istat, c'erano in Italia 1.929.000 disoccupati, però a settembre quest'anno le varie aziende italiane, tutte le aziende italiane, ricercavano 472.000 nuove posizioni.
di cui il 51% erano di difficile reperimento e ad oggi di quel 472.000 ben il 40% non è stato ancora ricoperto. Questo perché? Perché c'è un grosso divario, purtroppo, nel mercato del lavoro, tra la domanda e l'offerta. Quindi quello che noi, come Federmanager, quindi associazione dei manager italiani, e come maestri del lavoro, quindi associazione di coloro i quali si sono distinti nel mondo del lavoro, cerchiamo di fare è di cercare di aiutare i giovani, in questo caso gli studenti, che vanno, importante, dalla seconda media, perché è lì che decidono poi quale scuola superiore fare, quindi non dico che sia la scelta definitiva, ma una scelta importante per il loro futuro, fino agli ultimi anni delle superiori, dove decideranno poi se proseguire con l'università, quale università, quali corsi, oppure cercare di entrare nel mondo del lavoro. E quindi quello che vogliamo dare con questo nostro evento è cercare di dare suggerimenti tali per cui possano prendere delle scelte che siano più consapevoli e più consone a quella che è l'attuale domanda nel mercato del lavoro, perché non è vero che manchi il lavoro, c'è il lavoro, purtroppo c'è il lavoro, ma non ci sono dei professionisti preparati a questo mondo del lavoro che sta cambiando così radicalmente e così velocemente. Che occasione è per i ragazzi? Allora, è un'occasione di approfondimento sicuramente di tutte le tematiche che hanno a che fare col mondo del lavoro, ma non solo. Adesso abbiamo assistito a una presentazione sull'Agenda 2030, tema molto caro a noi, sia per lo studio dell'educazione civica, sia per poter affrontare tutti quegli argomenti che fanno parte proprio del loro mondo e del futuro. È un'occasione anche per iniziare a dare degli spunti sulle qualifiche che in realtà appunto bisognerebbe attivare come cittadini del mondo e come sognatori anche del futuro. Assolutamente, l'anno prossimo i ragazzi sceglieranno la scuola superiore, quindi devono vedere che cosa viene loro proposto e soprattutto, guardando le proprie inclinazioni, che cosa scegliere e quali saranno le professioni del futuro, anche se ci hanno detto molto bene che insomma sono ancora da definire. No? Che orientamento però scegliere per poter poi avere la possibilità davvero di intraprendere una professione gratificante un domani. Ed il presidente della provincia di Vercelli, Davide Girardin, è stato nominato presidente anche dell'Agenzia Regionale dei Trasporti. Davide Gilardino, presidente della provincia di Vercelli, è stato nei giorni scorsi nominato presidente dell'Agenzia della Mobilità Piemontese per il Bacino del Nord-Est, agenzia che è il consorzio costituito con legge regionale del 2000 per la gestione obbligatoriamente associata del trasporto pubblico locale. Davide Gilardino ha così commentato la nomina: è un'opportunità, ha detto, per il nostro territorio e non solo, nell'ottica di un miglioramento del trasporto pubblico. Rappresenterò, ha aggiunto, con impegno le esigenze dei colleghi biellesi, novaresi e verbani nell'interesse dei cittadini, affinché vi sia un'inversione di rotta e si possano incrementare i servizi erogati. Tra gli argomenti di cui l'agenzia si occupa c'è anche quello delle linee ferroviarie del Piemonte sospese nel periodo tra il 2010 e il 2013. Si lavora per fornire una scheda di riferimento per ogni linea associata a un'analisi della mobilità dell'area, con gli effetti della sospensione delle linee sulla mobilità della zona connessa. E allora in molti già si chiedono, visto che le elezioni regionali sono alle porte, si riproporrà come ad ogni appuntamento elettorale il tema della riapertura della Novara Varallo e magari si aggiungerà anche l'ipotesi di riattivare la Santiago-Arona? Staremo a vedere. E le organizzazioni sindacali chiedono più attenzione ai dipendenti dell'Ufficio Nazionale del Lavoro, manifestazione anche a Vercelli. L'Ispettorato del Lavoro non riesce a garantire appieno la sua funzione istituzionale e la tutela dei lavoratori e la vigilanza sulle irregolarità nel mondo del lavoro. Rivendichiamo a gran voce un cambio di passo. E questo è il messaggio che i sindacati hanno portato anche alla Prefettura di Vercelli nei giorni scorsi, per portare all'attenzione del prefetto la necessità di migliorare le condizioni materiali di coloro che lavorano all'interno dell'Ispettorato, sia dal punto di vista economico che organizzativo.
lavorativo e della valorizzazione professionale. L'attuale situazione, hanno denunciato le rappresentanze sindacali, mette a rischio la sussistenza di questo fondamentale presidio pubblico, con tutte le conseguenze del caso. Insomma, rischiamo di non avere più l'ispettorato in futuro? A seguito dell'incontro, la prefettura ha diffuso una nota, sottolineando che nonostante siano trascorsi alcuni anni dalla sua istituzione, in effetti l'ispettorato del lavoro ha problemi di funzionamento che impediscono lo svolgimento appieno della sua funzione istituzionale, che è quella di tutelare lavoratori e lavoratrici, oltre che di vigilare sulle irregolarità nel mondo del lavoro. In particolare, la prefettura ha ricordato che nonostante l'avvio di un'importante operazione di reclutamento, molti posti restano ancora scoperti perché non appetibili. C'è troppa sproporzione, si legge, tra le responsabilità richieste al personale dell'ispettorato del lavoro e la retribuzione loro corrisposta. Insomma, il problema è grave e riguarda tutti noi, perché senza ispettorato del lavoro chi tutelerebbe i lavoratori, chi vigilerebbe sulla congruità della contribuzione, sulla sicurezza e sulla salute? Ed ora ci trasferiamo a Borgo Sesia, dove si sistemano gli asfalti sulle vie cittadine. L'amministrazione ottempera così agli impegni presi in campagna elettorale. Cura delle strade per una questione di decoro urbano, ma anche di sicurezza. Questo avviene nella città di Borgo Sesia. Già è stato completato un intervento che riguarda Corso Vercelli. Due altri interventi invece sono uno già in corso e l'altro in vista. Con noi il sindaco Fabrizio Bonaccio. In corso è l'intervento che riguarda le frazioni, signor sindaco. Abbiamo un intervento che è il secondo lotto del 2023 che riguarda proprio le frazioni, una parte importante del nostro territorio che è un territorio ampio, abbiamo 110 km di strade a Borgo Sesia. E le frazioni sono importanti, trasmettono importanza perché a Borgo Sesia i cittadini delle frazioni vogliono sentirsi come quelli del centro, quindi la stessa accuratezza, la stessa cura noi dobbiamo riservare a chi abita in frazione. Stiamo facendo un importante intervento sulle frazioni che terminerà all'inizio del mese di novembre. Abbiamo asfaltato le frazioni di Valbusaga, Pianezza, l'anello delle frazioni alte e abbiamo in corso di assegnazione un ulteriore lotto che riguarderà alcune strade invece del circondario del centro di Borgo Sesia. Quindi insomma, dal punto di vista strade, Borgo Sesia è tra virgolette messa bene. Guardi, e noi nella nostra campagna elettorale, nel nostro programma elettorale, avevamo previsto un investimento annuale di 250.000 euro sugli asfalti. Quest'anno ne investiremo 300 con questi interventi, quindi direi che siamo in linea con quello che ci eravamo ripromessi. E rimaniamo a Borgo Sesia, grande successo per il corso di autodifesa dedicato alle donne, quindi ne abbiamo parlato con l'ideatrice Stefania Giordano. Il mese di novembre ci porta a focalizzare l'obiettivo sulle donne, sulla sicurezza per le donne. A Borgo Sesia esiste un corso attivato proprio con l'obiettivo di rendere le donne più forti. Si chiama Sicuramente Donna e è stato attivato da Stefania Giordani e Alessio Saladino. L'obiettivo qual è, Stefania? Allora, l'obiettivo è di far presente alle donne di lavorare su due aspetti. Il primo è sul fortificarsi attraverso lo sport, infatti anche il nostro motto generale di tutte le attività è sportificati, quindi il primo obiettivo è tenere bene a mente che bisogna essere pronte fisicamente, non bisogna diventare delle ninja ma almeno essere allenate. Dopodiché andiamo a lavorare su un aspetto di atteggiamento preventivo, quindi ripeto, non diventiamo delle ninja ma abbiamo una cura, un'attenzione verso l'ambiente, le persone che ci circondano quando siamo in mezzo alla strada, quando siamo in un parcheggio al buio, in una situazione affollata, soprattutto nelle grandi città. Le donne che partecipano a questo corso, ho avuto modo di essere presente, poi ve le facciamo sentire, hanno un duplice vantaggio che è quello appunto mentale di acquisire sicurezza in se stesse e poi naturalmente quello fisico che dicevamo. Esatto, lavorare sul proprio corpo è già un lavoro sulla propria autostima, inoltre con le tecniche di difesa che andiamo a proprio
a praticare, riusciamo ad acquisire anche una certa consapevolezza del nostro corpo nell'ambiente, come dicevo, e rispetto alle persone che ci circondano. E in questo modo l'atteggiamento mentale viene fortificato rispetto a situazioni di eventuali pericolo, dove comunque, ripeto, lavoriamo sempre di più sulla prevenzione, quindi stare attenti a cosa ci gira intorno, ma il lavorare con le tecniche già ci fa intuire se ci sono delle persone malintenzionate intorno a noi o che atteggiamento hanno nei nostri confronti. Ecco, allora sentiamo le donne che partecipano a questo corso con quale spirito lo approcciano e soprattutto come si sentono nel frequentarlo. Per quanto mi riguarda, sicuramente mi sento più sicura quando giro nei paesi, in città soprattutto. È una valvola di sfogo e per proprio per, diciamo, liberarsi da ogni tensione e anche per una maggiore sicurezza, devo dire. Oltre al fatto della difesa personale, è anche quella di una valvola di sfogo, perché comunque è uno sport che ti aiuta a scaricare la tua tensione. Mi porta ad essere più sicura di me e quindi, insomma, è una cosa molto piacevole anche e soprattutto fa far gruppo tra noi donne. E termina con questo servizio questa edizione del nostro telegiornale. Non mi resta altro che augurare a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.